Si chiama Naturalmente Culturali ed è il titolo del ricco programma di appuntamenti per la settimana di Fano in 50x50 Capitali al Quadrato, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i 50 comuni della provincia di Pesaro Urbino a turno capitale per una settimana lungo il 2024. 50x50 sta funzionando benissimo, i comuni stanno facendo tutti dei programmi veramente stimolanti, innovativi, che coinvolgono la cittadinanza, che coinvolgono le realtà culturali, che coinvolgono anche il pubblico che viene da fuori. In questo quadro è chiaro che Fano non è un comune come gli altri, nel senso che è la seconda città della provincia, la terza delle Marche, soprattutto è stata anche l'ultima finalista regionale prima della vittoria di Pesaro nelle competizioni degli anni precedenti. Grande opportunità per Fano, come avete accolto il progetto 50x50? L'abbiamo accolto benissimo, è una grande occasione, ringraziamo Pesaro perché si apre un intero territorio e quindi cerca di rispondere degnamente. Abbiamo fatto in modo di avere eventi e iniziative che parlassero di quello che siamo da sempre, ma anche di quello che vorremmo essere, perché questo deve essere capitale della cultura, l'occasione per rilanciare, per far partire nuovi progetti. Oltre 60 gli appuntamenti in calendario per un programma ricchissimo che spazia tra arte, ambiente, archeologia, ma anche presentazioni editoriali e laboratori per grandi e bambini. Ci aspetteranno visite accompagnate alla Fano Romana, potrete vedere le bellezze dei nostri monumenti, ascoltare concerti grazie al coro gospel, grazie all'Orchestra Sinfonica di Rossini, tante conferenze, presentazioni e in più a fine di questa settimana ci sarà il Festival di Economia Circolare che per il primo anno arriva a Fano e sarà il primo di una serie di anni, grazie alla collaborazione con le associazioni, con le imprese, i consorzi, tutta la realtà di Fano e del territorio parla di ambiente. Perché? Perché Fano si basa proprio su questa lezione, grazie a Vitruvio che 2000 anni fa ci ha fatto capire che cultura e ambiente devono assolutamente essere collegati per uno sviluppo ottimale sociale, e questo è anche il focus di Pesaro Capitale che si chiama La Natura della Cultura. Quindi più di così, dal 4 all'11 maggio marzo a Fano ci sarà tantissimo, vi potete stabilire nella nostra bellissima città perché non avrete un minuto libero. Interessanti gli appuntamenti del prossimo 8 marzo, eventi che ruotano attorno alla marineria, un tema caro alla città di Fano. Due appuntamenti che hanno alle spalle una ricerca di oltre un anno e mezzo, partendo dal libro marinaresco, romanzo marinaresco di Giulio Grimaldi, La Maria Risorta. Quindi alle 18.30 dell'8 marzo al foyer del Teatro della Fortuna presenteremo appunto questo. Invece la sera alle ore 21 ci sarà uno spettacolo curato da Carlo Simoni, accompagnato dal coro polifonico malatestiano, di una rivisitazione di questa storia della Maria Risorta, della dimensione del mare e soprattutto nel protagonismo delle donne della marineria che hanno sorretto in modo, diciamo così, silenzioso e molto spesso non troppo raccontate la comunità del porto, la comunità marinara e intere, diciamo, generazioni di figli cresciute da sole. Quindi l'8 marzo vi aspettiamo a Fano.